Covid-19 in Sicilia, il bilancio dei contagiati è sempre in calo. Audizione in Senato ieri per il professor De Donno. La cura del plasma, ha detto, merita rispetto. Anche a Cireale piange la scomparsa del maestro Ezio Bosso, che nel 2016 ha ricevuto la cittadinanza onoraria. Stazzo, lamentati, disagi per l'ufficio postale chiuso da settimane per il Covid-19. Nel lungomare non convincono le grate in ferro posizionate nelle aiuole. Informazione di TG Reporter, benvenuti. Avete sentito i titoli principali, ma all'interno avremo modo di occuparci anche di cronaca. Un arresto per maltrattamenti in famiglia è avvenuto a Tremestieri Ateneo, mentre a Randazzo è stato arrestato un componente della banda dei furti di rame. Poi andremo ad ACI Sant'Antonio, in quanto vi sono delle novità sui tributi e sulle loro scadenze, ad annunciare il sindaco Caruso. E rimanendo sempre ad ACI Sant'Antonio, il Codacons annuncia il deposito di un esposto denuncia alla Procura della Repubblica a seguito dell'incendio di martedì all'interno di un'autodemolizione. Partiamo però parlando di Covid-19, in quanto in calo in Sicilia i contagiati per l'appunto da coronavirus. Vediamo. Appena 12 nuovi casi su oltre 3.000 tamponi e 35 contagiati in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Segnali confortanti quelli che giungono dal report giornaliero della Regione sull'emergenza coronavirus in Sicilia. In calo il numero degli attuali positivi, in aumento il numero dei guariti. E cominciano a dare i primi frutti le misure anti-Covid applicate all'ospedale Garibaldi di Catania, un processo che prevede il ritorno alla normalità di tutte quelle attività destinate quotidianamente alla salute dei cittadini. I percorsi di pre-ricovero messi a punto per garantire un accesso sicuro nelle strutture sanitarie hanno permesso di individuare nella giornata di ieri 7 casi di positività al coronavirus in soggetti provenienti prevalentemente da altre province. Gli stessi pazienti, che attualmente non mostrano alcun sintomo della malattia, sono stati subito posti in stato di isolamento all'interno di un'apposita area grigia, creata allo scopo di evitare la diffusione del contagio sul territorio. E domani al via all'ospedale Cannizzaro il primo corso di addestramento all'utilizzo della barella di biocontenimento, necessaria nel trasporto di pazienti che richiedono alto isolamento per patologie diffusive. Si tratta di una procedura adottata nel corso dell'emergenza sanitaria e consolidata grazie all'esperienza maturata in tema di gestione dei pazienti Covid-19 positivi. E rimanendo sull'argomento, ieri in videoconferenza il professor De Donno, uno dei padri della terapia al plasma, è stato ascoltato dalla Commissione Igiene e Sanità del Senato. Vediamo. Ieri l'attesa audizione in Senato del professor De Donno, che in videoconferenza ha risposto alle domande dei componenti la 12ª Commissione Igiene e Sanità del Senato. Al medico mantovano, uno dei padri in Italia della terapia al plasma per combattere il coronavirus, i componenti della commissione hanno chiesto tra l'altro i motivi per il quale l'Istituto Superiore della Sanità, escludendo Pavia e Mantova, tra i primi da febbraio a sperimentare con successo la plasmaterapia, abbia affidato al reparto di malattie infettive dell'Università di Pisa lo studio nazionale sulla terapia in questione. Il professor De Donno, sconcertato da questa decisione, ha risposto che non ci sono motivi scientifici per giustificare tale scelta. La maggiore incidenza di casistica è in Lombardia, ha detto. Pisa non è dunque all'altezza. Ci sarà pure un motivo, perché l'Istituto Superiore della Sanità e AIFA hanno scelto Pisa, ma ce lo devono spiegare. Mantova è quella che ha ruolato in prima fase più pazienti, è quella che ha la maggiore esperienza, è quella che a fianco a Pavia ha creato questo tipo di trattamento italiano che ci hanno copiato in tutto il mondo. Abbiamo ricevuto endorsement dalle ambasciate di mezzo mondo. E non bisogna vergognarsi se in questa opera meravigliosa c'è anche Mantova, una città che sta dando
lustro all'Italia intera, lustro alla Lombardia. Dobbiamo esserne orgogliosi, dobbiamo capire che questo vuol dire che la nostra rete ospedaliera è fantastica, che può esprimere delle grandi menti, delle grandi personalità, senza invidie. Io mi sarei aspettato che Istituto Superiore di Sanità e AIFA mi contattassero, non me personalmente, ma contattassero la mia azienda, il mio ospedale, che è l'ospedale Carlo Poma. Io non ho mai sentito nessuno, e questo è avvilente quando ti contattano altre istituzioni del mondo, molto più importanti di Istituto Superiore di Sanità. Sono stato attaccato moltissimo in queste fasi per tantissimi motivi. L'ho fatto unicamente per i miei pazienti, perché quando la sera vado a dormire sono più sereno, sentendo che i pazienti a cui noi abbiamo inviato il plasma stanno meglio. Qualcuno non ce l'ha fatta perché era molto grave, ma l'avevamo preventivato. Ma quei pazienti che hanno i requisiti previsti dal nostro protocollo ce l'hanno fatta tutti. La cura del plasma merita rispetto, ha poi detto De Donno. I pazienti che hanno fatto il plasma hanno meno esiti a livello polmonare degli altri. La terza domanda più frequente è stata: c'è plasma per tutti? Il plasma noi l'abbiamo utilizzato in guerra. E adesso che siamo ancora in guerra, dobbiamo avere le banche del plasma. Ma se qualcuno mette dei dubbi sulle donazioni, fa un danno non soltanto ai donatori, ma fa un danno al paese. Per questo io mi sono scagliato contro tutti quelli che hanno posto il minimo dubbio nella sicurezza e nei controlli che vengono fatti durante le donazioni. È una follia mettere questi dubbi ai cittadini. Il nostro sistema di donazioni è il più sicuro al mondo, e questo vale anche per il siero e per l'immune. Quindi se noi facciamo le banche del plasma, siccome i guariti sono di più per fortuna degli ammalati, potremmo potenzialmente avere tanto plasma per curare. Ma la scienza deve andare avanti, non si deve fermare, per cui laddove ci sarà la possibilità di sintetizzare a partire dal plasma umano qualche cosa che ci può aiutare, noi non siamo mica contrari. È come non siamo contrari al vaccino, anche se ci vorrà molto tempo per avere un vaccino sicuro, perché un vaccino fatto in 3 mesi io non me lo farei mai. Il vaccino è qualcosa che previene, ma non cura, per cui abbiamo bisogno di qualcosa che ci fa prevenire la malattia. Ma chi non vuole farsi vaccinare e rischia di ammalarsi, come avviene normalmente nelle epidemie influenzali, beh, lì dobbiamo avere un'arma. E in questo momento l'unica arma che è un proiettile magico è il siero del paziente convalescente. Non ce ne sono altre. Una cura seguita con attenzione da numerose regioni, tra cui Lombardia, Piemonte, Umbria, Puglia, Calabria. In Sicilia invece tutto tace. Al momento, a meno di smentite, la richiesta presentata dal gruppo parlamentare Ora Sicilia, i deputati Luigi Genovese, Luisa Lantieri e Pippo Gennuso, di attivare anche nell'isola un progetto di sperimentazione della terapia al plasma, resta inascoltata. Perché, presidente Musumeci? Perché, assessore Razza? Cambiamo decisamente argomento, passando alla cronaca. Aveva picchiato il padre dopo il rifiuto di ricevere soldi per comprare la droga. Arrestato a Tremestieri una giovane di 23 anni. A Randazzo i carabinieri hanno arrestato anche un componente della banda dei ladri di rame. Soldi per poter acquistare la droga, ma non ricevendone usa la violenza. La vittima è un padre di 55 anni picchiato dal figlio 23enne, il quale è stato arrestato dai carabinieri di Gravina per maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Il tutto nel pomeriggio di ieri a Tremestieri e Tenneo, dopo l'ennesima richiesta di aiuto ricevuta da parte di una donna, informando i militari che il figlio voleva forzatamente del denaro, 50 euro, chiedendogli alla nonna nel caso in cui la madre non disponesse di quella cifra. Quando i carabinieri sono giunti sul
luogo dell'abitazione hanno notato la donna accompagnata dal marito e dal figlio, già da loro conosciuto, in quanto era stato già denunciato per reati in materia di droga. È a quel punto che hanno notato che il padre presentava una ferita lacero-contusa sanguinante al setto nasale, provocata dalle percosse del figlio, non andando in ospedale per non lasciare sola la moglie con il giovane, che nel frattempo era ritornato a casa. Il giovane poco prima non aveva notato la presenza dei carabinieri in zona, pertanto, ignaro del fatto che questi avevano fermato i genitori, ha telefonato alla madre per chiederle ancora del denaro. Accompagnati in casa, hanno trovato il ragazzo in preda all'ira, trovando le porte della camera da letto dei genitori e della cucina chiuse a chiave per impedirgli l'accesso e di rovistare per cercare denaro o distruggere ogni cosa. Altri arresti da parte dei carabinieri, questa volta di Randazzo, sono stati eseguiti nei confronti del paternese Giovanni Sambataro per furto aggravato in concorso. L'uomo, appartenente alla banda dei ladri di rame, aveva continuato ad agire anche durante il periodo della quarantena. 8 in tutto gli episodi di furti denunciati a Castiglione di Sicilia e dai paesi limitrofi del Giarrese, che hanno portato i militari a fare dei controlli nelle zone segnalate anche nel pieno della notte, sorprendendo 4 uomini intenti ad armeggiare attorno ai pali elettrici. 3 di loro sono riusciti a scappare mentre Sambataro è stato arrestato. Nell'auto, una Skoda Fabia Station Wagon, sono stati ritrovati 750 metri di cavi di rame già esportati, 3 coltelli con lama di 9 cm e una pistola d'aria compressa, perfetta riproduzione di un'arma da fuoco. E dal 18 maggio si apre una nuova fase in merito all'emergenza sanitaria. Il sindaco Stefano Alì, richiamandosi all'orario di vendita per asporto degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e dei laboratori artigianali di prodotti alimentari, precisa in merito agli orari di apertura che l'ordinanza che limitava l'orario di apertura dalle 7 alle 22 ha validità fino al 17 maggio. Non prevedo di riproporla, scrive il primo cittadino acese, e quindi, a meno di indicazioni diverse presenti sul decreto di prossima pubblicazione o sull'ordinanza regionale che lo recepirà, dalla prossima settimana non ci saranno più tali limiti. Adesso ci spostiamo ad ACI Sant'Antonio, dove sono state annunciate delle novità sui tributi e sulle loro scadenze da parte del sindaco Santo Caruso, mentre la villa comunale riaprirà con qualche giorno di ritardo per via di una nuova illuminazione. Da ACI Sant'Antonio, novità sui tributi. A darne comunicazione il sindaco Santo Caruso, che ha affidato la notizia ai social. Abbiamo approvato, scrive, un'importante delibera di giunta per lo spostamento di alcune date di pagamento dei tributi locali per quanto riguarda il saldo Tari 2019, la TOSAP e la tassa sulla pubblicità. Abbiamo differito la scadenza al 30 settembre. Per quanto riguarda la Tari 2020, invece, abbiamo proposto di spostare la scadenza di aprile a settembre, quella di settembre a dicembre, quella di gennaio a febbraio, e abbiamo inoltre sospeso tutte le rateizzazioni fino al 30 giugno, facendo slittare così la conclusione dei piani di rateizzazione. Ciò che il primo cittadino ha voluto dunque sottolineare con maggiore forza è stato un altro impegno sottoscritto dalla Giunta. Tutto quello che potrà essere risparmiato nella gestione di quest'anno, ha affermato Caruso, sarà destinato allo sgravio delle tasse. Valuteremo quali tributi sgravare, ha spiegato, anche in base a quali saranno gli interventi dello Stato in merito. Già da ora, ha proseguito il primo cittadino, possiamo dirvi che andremo incontro alle attività che sono rimaste chiuse in questo periodo, dando la disponibilità di tutti gli spazi pubblici di cui avranno bisogno per ripartire, sgravandoli da ulteriori spese. Un'altra notizia riguarda la villa comunale, che riaprirà con qualche giorno di ritardo. Ci scusiamo soprattutto con i tanti bimbi, aggiunge il sindaco Caruso, che in questi giorni ci hanno contattato per chiederci quando riaprirà il parco. Stiamo dotando la villa di una illuminazione nuova, LED, in un'ottica di risparmio energetico. Quando riaprirà, e manca davvero poco, la nostra villa sarà più bella di prima. Le altre notizie del nostro telegiornale subito dopo questa pausa pubblicitaria, tra poco. Il
Il centro analisi SAEM informa la clientela che il proprio laboratorio prelievi è aperto tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Le analisi vengono effettuate in sede. Il centro analisi SAEM del dottor Di Carlo è in via Marchese di San Giuliano 21, a Cireale, vicino la biblioteca Zelantea. Per info 095 60 48 83. A vostra disposizione per ogni particolare esigenza con la massima cortesia. A breve si effettuerà il test sierologico degli anticorpi Covid-19 a BOT, autorizzato dal Ministero della Sanità. Bella Fresca coniuga da sempre tradizione e innovazione. In questi ultimi mesi vi siamo stati ancora più vicini, condividendo le difficoltà di un momento che oggi ci trova preparati, perché i concetti di sostenibilità, di salubrità e di qualità alimentare sono da sempre i nostri valori fondanti. Hashtag Ce la faremo non è solo uno slogan, ma un impegno a ridisegnare una nuova normalità. Il nostro contributo è in tutti i sensi di peso e lo trovate nelle nuove confezioni vicini di Bella Fresca. Bella Fresca, vicini a voi, da sempre. Villa Grazia, due strutture ricettive per anziani dove puoi scegliere di vivere serenamente e spensieratamente. Villa Grazia è a disposizione di tutti quegli anziani autosufficienti e non che si trovano nella necessità temporanea o definitiva di poter mantenere la loro autonomia all'interno di un contesto di ospitalità, con assistenza continuativa da parte di personale specializzato, in grado di seguirli nello svolgimento della loro vita quotidiana. Villa Grazia, una grande esperienza maturata in tanti anni di attività e consolidata giorno per giorno. A Santa Venerina, via Provinciale Linera, per info 345 935 46 64 o 349 775 57 27. www.gruppovillagrazia.it. Nuova farmacia Piano d'Api. La farmacia non è solo per l'esigenza del farmaco. Oggi in farmacia trovi il consiglio dei professionisti che possono aiutarti a risolvere ogni tuo problema. Nuova farmacia Piano d'Api, vicina a te, vicino all'uscita del casello autostradale di Acireale, a poca distanza dal centro della città, ma con la certezza di un ampio parcheggio privato che ti fa risparmiare tempo e stress. Inoltre, la farmacia Piano d'Api effettua anche il servizio a domicilio. Chiama allo 095 419 26 28 per avere i farmaci direttamente a casa tua. Farmacia Piano d'Api, trattamenti dermoestetici per il viso e tricologici per ogni esigenza dei tuoi capelli, con l'ossigeno per dermoinfusione. A Piano d'Api, a Cireale in via Ispica 29. A disposizione per ogni vostra esigenza. GTE Informatica, un mondo di innovazione a portata di mano. GTE Informatica, vendita computer e accessori, assistenza tecnica, connettività ADSL, registrazione domini, siti web, networking, e-business services. GTE Informatica, via Kennedy 56, di fronte parcheggio Livatino, a Cireale. Collegati su www.gte.it. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator. Concessionaria Opel Girauto, a riposto nel rinnovato stabile sulla strada statale 114 km 70,78 e a Catania in via Vitaliano Brancati. È un giorno triste anche per Cireale, che piange Ezio Bosso, il noto musicista che si è spento stanotte. Nel 2016 aveva ricevuto la cittadinanza onoraria acese. La sua presenza da Cireale costituirà per tutti un ricordo indelebile. Sono accorto di essere acitano, a me piace di più acitano che acioese, l'anno scorso quando mi sono lanciato contromano sulle mie due ruote per arrivare dall'albergo a Villa Pennisi, che è la mia prima casa da Cireale. In quel percorso ero già diventato acese, perché le persone che ho incrociato hanno pensato: abbiamo il nuovo matto del paese.
ho fatto tutta quella strada contromano e quel semplice gesto di decidere di andare e di esplorare il posto in cui ero arrivato, grazie a Villa Pennisi, è stato incredibile. Vi incontravo, ci incontravamo con le coppie che decidevano di sposarsi nella villa, con i postini. Essere cittadino è una cosa bellissima, perché il cittadino è un uomo libero, perché partecipa insieme con gli altri. Abbiamo inventato questa cosa un paio di millenni fa per affermare il vivere insieme. Grazie a Cireale. Con queste parole Ezio Bosso, il 7 agosto del 2016, accettava dall'allora sindaco Roberto Barbagallo la cittadinanza onoraria Cese. Il grande musicista, pianista, compositore, direttore d'orchestra, l'uomo dall'animo nobile, capace di commuovere il suo pubblico, si è spento stanotte all'età di 48 anni a Bologna. Era affetto da tempo da una forma aggressiva di cancro e da una malattia neurodegenerativa che lo aveva costretto in carrozzella e che aveva del tutto modificato le sue abilità fisiche. Tutta Italia, anzi tutto il mondo, oggi piange la sua dipartita e a Cireale sente che un suo figlio, adottato con stima e affetto, oggi è venuto a mancare. Sono commossi tutti gli acesi che per anni lo hanno visto a Villa Pennisi, la sua prima casa da Cireale, come diceva lui. Sono commossi tutti coloro che sono restati estasiati dalle sue note nella Basilica di San Sebastiano. La musica è magia, diceva il maestro Bosso. Per questo i direttori d'orchestra hanno una bacchetta come i maghi. La musica è come la vita, si può fare in un solo modo, insieme. La musica ci insegna la cosa più importante che esista, ascoltare. Le sue frasi sfioravano il cuore come le sue mani sfioravano i tasti del pianoforte, generando armonia. Un grande musicista, ma soprattutto un grande insegnante di vita. È riuscito a fare anche della malattia un'opportunità. Sono un uomo con una disabilità evidente in mezzo a tanti uomini con disabilità che non si vedono, diceva. Non si è mai perso d'animo, trasmetteva una forza travolgente. La malattia non è la mia identità, è più una questione estetica. Ha cambiato i miei ritmi, la mia vita, ogni tanto evaporo, ma non ho paura che mi tolga la musica, perché lo ha già fatto. La cosa peggiore che possa fare è tenermi fermo. Ogni giorno che c'è, c'è, è il passato, va lasciato a qualcun altro. Il suo esempio sarà il ricordo più bello di un grande artista, di un grande uomo, di un grande insegnante, di una grande anima limpida che lascerà sulla terra le tracce eterne della sua bellezza. Oggi a Cireale si ammanta di un ricordo indelebile. Piange la perdita di un figlio che ha amato e da cui è stata amata, ma alle lacrime mischia l'orgoglio e l'onore di averlo accolto. Voltiamo nuovamente pagina, ci spostiamo a Stazzo, si avvia verso una stagione estiva che quasi certamente sarà diversa dal consueto. Oggi intanto la località balneare si trova a fare i conti con due problematiche di natura diversa, vediamo. Stazzo si avvia ad una stagione estiva che sarà di certo ben diversa dal solito. Oggi comunque sta facendo i conti con alcune problematiche che stanno creando disagio nei residenti a partire dall'ufficio postale chiuso ormai da settimane a seguito dell'emergenza sanitaria coronavirus. A riguardo si sono spesi nelle opportune sedi della direzione provinciale, in momenti differenti, due consiglieri comunali di opposti schieramenti di Acireale, e cioè Angela Marina e Giuseppe Ferlito, che in tal modo a più riprese ne hanno sollecitato la riapertura. Alla base della problematica quindi la mancata predisposizione di una vetrata a salvaguardia degli impiegati, ciò connesso alle attuali disposizioni antivirus. L'ufficio postale chiuso sta provocando notevoli disagi nei residenti, i quali perciò per fare fronte a pagamenti o altre operazioni devono per forza di cose recarsi in altri uffici della Riviera dei Limoni, cosa non sembra agevole in particolare per gli utenti anziani. Dall'ufficio postale a lungomare di via Spiaggia il passo è breve e anche qui i consiglieri Marino e Ferlito
Con il supporto inoltre di un residente, Antonio Giardina, hanno puntato l'indice sul posizionamento di una serie di grate in ferro posta a copertura di quegli spazi dove si trovano alberi oppure sono ancora vuoti. L'intento era quello di ampliare lo spazio idoneo al calpestio, anche per consentire un più agevole passaggio alle carrozzine dei bimbi o dei disabili, ma il risultato non è stato dei migliori. Si tratta di una scelta indecorosa, ha sostenuto il consigliere Ferlito. Alcune di queste grate sono già ricoperte da ruggine. Viene da chiedersi perciò, ha aggiunto Ferlito, chi ha compiuto la scelta del materiale e poi anche chi in comune ha controllato l'idonea esecuzione. Oltre al decoro, vi è anche infatti una questione sicurezza, in quanto queste grate sono traballanti e inoltre non si presentano a livello con il marciapiede, ma hanno uno sbalzo di qualche centimetro che per i pedoni può essere un motivo per inciampare e cadere. Facciamo un passo indietro di qualche giorno, ritornando a parlare dell'incendio che martedì si è sviluppato all'interno di un'autodemolizione ad ACI Sant'Antonio. A tal proposito interviene il Codacons annunciando un esposto denuncia alla Procura della Repubblica. Una nube nera visibile dai paesi limitrofi ma anche da quelli più lontani, richiamando l'attenzione di quanti intorno alle 13 dalle finestre dei propri appartamenti, notando la coltre di fumo, si sono chiesti cosa stesse accadendo. Sono ancora vive le immagini dell'incendio di martedì divampato all'interno di un'autodemolizione di via Lanza ad ACI Sant'Antonio, strada peraltro confinante con ACI Bonaccorsi e dove accanto al luogo dove si è sviluppato l'incendio si trova il negozio Tomarchio. Le fiamme in poco tempo hanno fatto scoppiare le ruote delle auto, rendendo difficile e lungo il lavoro dei vigili del fuoco, dove sono dovute intervenire tre squadre provenienti dal distaccamento nord, dal distaccamento di Acireale e dal distaccamento di volontari di lingua glossa. Tre giorni dopo i fatti è il Codacons che interviene, annunciando la deposizione di un esposto denuncia alla Procura della Repubblica di Catania. Simili incendi sono in grado di arrecare grandissimi danni all'ambiente e soprattutto alla salute dei cittadini. Così scrive la nota a firma dell'avvocato Carmelo Sardella, dirigente dell'ufficio legale Codacons Sicilia per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori. In particolar modo l'associazione chiede di verificare la sussistenza di fattispecie e danni che possono essere puniti penalmente, come quella di incendio colposo e le conseguenti responsabilità. Insomma, stabilire se la qualità dell'aria sia stata intaccata da particelle tossiche tali da definirla compromessa. Una conclusione che è stata esclusa dal responso dei tecnici dei vigili del fuoco, anche se si è in attesa del responso dei tecnici dell'ARPA, anche loro accorsi sul luogo dove l'incendio si è sviluppato. Ancora poco note rimangono le cause del rogo, ma i danni sono ingenti. Per consentire le operazioni di spegnimento si è dovuto ricorrere alla chiusura della strada che collega ACI Sant'Antonio ad ACI Bonaccorsi fino a sera. Un intervento che è stato apprezzato dal sindaco di ACI Sant'Antonio, Santo Caruso, che ha ringraziato tutti i vigili del fuoco insieme alla protezione civile comunale che nonostante il difficile periodo hanno mostrato le loro competenze e il loro valore. Chiudiamo adesso dando uno sguardo alle previsioni meteo per la giornata di domani. Cielo in prevalenza poco nuvoloso per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano. Le temperature rimarranno stabili oscillando tra i 19 e i 27 gradi, venti deboli, mare poco mosso. Ed è tutto per questo appuntamento, prossima edizione con TG Reporter domani alle 13.40. Grazie per essere stati con noi. We'll be right back.